Sono storie che parlano di speranza, persecuzione e sopravvivenza. Sono i racconti di alcuni ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero imprigionati dai nazisti. Attraverso la fondazione Raoul Wallenberg, questi sopravvissuti possono ora condividere le loro esperienze della guerra, della perdita della famiglia e della vita nei campi di sterminio durante l'Olocausto. Un giorno, era la fine del 1940, mi hanno preso dal luogo di lavoro e condotto in un collegio dove si trovavano già altre donne, senza che potessi neanche dire addio a mio padre. Non pude despedirmi di mio padre. Il peggior momento che passai in Auschwitz. I peggiori momenti ad Auschwitz sono stati gli ultimi giorni prima della liberazione da parte delle truppe sovietiche, poiché non sapevamo se i nazisti ci avrebbero eliminati tutti. Infatti sembrava volessero distruggere ogni cosa con noi dentro. I momenti più duri di questi 5 anni di occupazione tedesca si sono avuti nell'agosto del 1942, quando mia madre ed io siamo state arrestate per essere deportate, prima di avere la fortuna di venire liberate grazie ad una legge. Della mia famiglia ristretta eravamo rimasti solo mio padre ed io. Poiché parlavo tedesco, ho lavorato nell'ufficio del rappresentante di Himmler alle questioni legate agli ebrei. La fondazione Raoul Wallenberg dà vita a numerosi programmi educativi per la conservazione della memoria storica, ma anche a premiazioni, campagne ed eventi finalizzati alla promozione dei diritti civili e di valori come la dignità umana, la libertà, la giustizia e l'uguaglianza. Attualmente ha sedi a New York, Gerusalemme e Buenos Aires.